Lucignolo, fermati, aspettami! Aspettami! Lucignolo! Sembra incredibile, con tutto il baccano che fai non ti senti! Forse devo chiamarlo più forte. Ehi tu, vagabondo! Finalmente! Di un po', come mi hai chiamato, eh? Io? Ti ho chiamato vagabondo. Chi sarebbe un vagabondo? Perché ti arrabbi tanto? Ora te le suono! Allora perché mi hai chiesto di ripeterlo? Certo, sei stato tu a chiedergli come ti aveva chiamato! Ti sei offeso? Sì, il fatto è che tutti mi chiamano così. Come mai? Perché vado in giro per il mondo. Ma se mi chiami un'altra volta così ti picchio. D'accordo. Senti, Lucignolo, se non hai niente in contrario, potremmo viaggiare insieme. Ci faremmo compagnia. No, non ti voglio. Perché non voglio che nessuno sappia il posto in cui vado. È un segreto e mi è costata molta fatica scoprire il luogo in cui mi sto dirigendo. Molta fatica, Pinocchio. Anche se io ti prometto che non lo dirò proprio a nessuno. Ti dirò solo che nel posto in cui vado non si deve studiare. Ah, sì. Credo che questo posto piacerebbe anche a me. Ti ho detto che non mi piace per niente studiare. E tu mi dai la tua parola che non lo dirai a nessuno? Cosa? Il paese dei balocchi? Certo, e pensa un po', in quel paese ci sono giocattoli per la strada e tu ci puoi giocare dalla mattina alla sera e nessuno ti viene a disturbare. Davvero? Allora è il posto che ho sempre sognato! Ed esiste davvero, io sono diretto proprio lì. Già. E se ti pregassi potresti portare anche me? Per me vieni pure. Conosci la strada? Purtroppo no, ma sono sicuro che la troverò. Sai che ti dico? Non credo a una sola parola, un posto così non esiste! E chi ti ha chiesto di venirci? Se fosse vero sarebbe fantastico. Ma non è vero, un paese così non esiste, frottole! Però è strano. Beh, mi sembrava sincero. Per me questo paese esiste e lui sta proprio andando lì. Cambi sempre idea. 2 minuti fa hai detto che un posto così è un sogno. Andiamo da lui, vieni. Lascia perdere, Pinocchio. È meglio non seguirlo. Ti prego, Pinocchio, non metterti nei guai. Sta bruciando ancora i libri. Dimmi un po', ci saranno pure delle scuole nel paese dei balocchi, no? Scuole ci sono. Ma se bruci tutti i tuoi libri, poi dovrai ricomprarteli. Aspetta, guarda un po' qui. Guarda questo. Ma che cos'è? Il calendario del paese dei balocchi. Un calendario? Fammi un po' vedere. Non ho mai visto un calendario così buffo. Oh, perché tutti i giorni sono segnati in rosso? Perché devi sapere che nel paese dei balocchi è sempre festa. Davvero? Ma certo, lì è vacanza tutti i giorni. E allora, cosa pensi che mi servano i libri? Hai visto, Gina? Se esiste un calendario del paese dei balocchi, allora è segno che anche il paese esiste veramente. Perché non gli domandi da chi ha avuto il calendario? Sì, Lucignolo, chi è che ti ha dato quel calendario? Nessuno, l'ho disegnato da solo. Ah, sì, capisco. Anch'io capisco, ha inventato tutto perché gli piace crederlo. Lo penso anch'io. Non può esistere un paese dove sia vacanza tutto l'anno. Eppure a me hanno detto proprio così. Sì, e chi te l'ha detto? Pensa a quello che vuoi, io non ti dirò più niente, capito? Non urlare. Tu urli solo perché quello che dici non è vero. È così, e noi con un bugiardo come te non vogliamo avere a che fare, andiamo via. Sì, hai ragione. Te ne accorgerai quando la carrozza verrà a prendermi. Pinocchio, andiamo via. È così, la carrozza viene a prendere quelli che vogliono andare nel paese dei balocchi. Domani io vado nel posto dove si ferma e partirò. Tu vattene pure se vuoi. Topolini, camminate! Yuhu! Per il paese dei balocchi in carrozza!
Yuhu, evviva! Yuhu! Ci vorrà molto, eh? No, al massimo 2 o 3 ore e saremo lì. Yuhu! Yuhu! Pinocchio, Pinocchio, ma che fai? Niente, dorme proprio come un ghiro. Sì, certo. Ha bisogno alzarsi. Certamente, sono già le 6. Smettila di gridare, fammi sentire, Oh, senti, Volpe, tutto. Dove vuoi andare? Stai zitto, stai Ma zitto. Dove stiamo andando? Piantala di cantare, Gina. Lucignolo è scomparso. Forse è partito con la carrozza. Speriamo che non ritorni già, più. Già, potrebbe essere. E se è così? Oh, Gina, vado via un momento. Ritorno subito. E dove vai? A cercarlo. Ma Pinocchio, non crederai davvero alla storia della carrozza che ti ha raccontato Lucignolo, no? Certo che non ci credo. Ma per lui sarà una grossa delusione star lì ad aspettare una carrozza che non arriverà mai. Non pensi? Vado solo a dirgli che non ha senso aspettare, capito? No, no! Sa bene che la ragione per cui vai non è questa! Pinocchio, 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 lascia stare! Secondo me il suono che hai sentito era quello del campanile di una chiesa. Svelto, nasconditi! Pinocchio, ascolta quello che ti dico! E così per te era un campanile. Già, hai ragione, hai un udito formidabile. Credo sia arrivato il momento di recuperare l'orologio. L'abbiamo trovato! Fermati, Lucignolo! Buongiorno, sono qui. Che cosa vuoi da me? Sai, ho pensato molto. A che cosa? Alla carrozza per il paese dei balocchi. E a che conclusione sei arrivato? Che non arriverà mai. Perché no? Un paese così lo potrebbe fare apparire solo la mia fata se glielo chiedessi. Dovresti pregarla a lungo, mio caro, perché esaudisca questo sogno. Quale fata? La mia, mentre la tua carrozza l'aspetterà in eterno, non è così, Gina? E invece arriverà. Vuoi che ti faccia vedere il biglietto? Biglietto? Già, guarda, con questo si può andare al paese dei balocchi. Cosa ha detto? Un biglietto per andare in un paese dei balocchi, Sì, prendiamo! No. Scommetto che questo te lo sei fatto da solo come hai fatto il calendario. No, me l'hanno regalato. Un biglietto così buffo. Ridammelo e lasciami in pace. Fantastico, se quel biglietto è proprio vero. Senti, se mi dici chi ti ha dato il biglietto, ti credo. Ti piacerebbe averne uno anche tu, eh? Sono finiti, non c'è più posto. Non ti preoccupare, non voglio niente. Volevo solo dirti che quel biglietto non ti servirà a niente, perché il tuo paese non esiste. Senti, se non mi credi, va da quello che cerca i ragazzi. È lui che mi ha raccontato tutto. Gina, hai sentito quello che ha detto? Pinocchio, sono tutte storie inventate. Ti sta dicendo solo bugie. Andiamocene. Allora portami da quest'uomo, così saprò se dici la verità. Per me vieni pure. Se rubiamo il biglietto al grassone, lo potremo rivendere ai ragazzi svogliati. Sì, e questo è un affare migliore che recuperare l'orologio. E noi ci prenderemo l'orologio e il biglietto. E con queste due cose faremo affari d'oro. Era solo una radice. È ancora molto lontano. No, no, è laggiù. Per me è tutto molto strano.
cosa aspetti? Ma non so. Sì, chi è? Sono io, sono Lucignolo. Ah, il vagabondo, entra pure. Hai portato degli amici, vero? Mm-hmm. Avanti, domandaglielo. Mi dica, signora Civetta. Ah, prima di chiedere si deve pagare. Mi dispiace, ma io non ho nemmeno un soldo. Non preoccuparti, puoi pagarmi con l'orologio d'oro. Cosa? No, no, dell'orologio d'oro neanche a parlarne. Il mio lavoro è quello di guardare nel futuro. Se non vuoi pagarmi, puoi anche andartene via. La signora ha ragione, Pinocchio. Su, andiamocene via, dai. Questo vuol dire essere venuti per niente. Senti, Lucignolo, puoi prestarmi dei soldi? Te li presterei se li avessi. Dai, che ce l'hai. Mi dispiace, Pinocchio, non ho niente. Senti, vagabondo, non mentire. Dagli i soldi, tra amici ci si aiuta. Oh, va bene, grazie, ecco. Mille. Ecco, signora, glieli metto nel vaso. È orribile. Ora siediti, se stai in piedi non posso lavorare. Va bene. E adesso dimmi, che cos'è che desideri sapere? Mi dica se esiste veramente il paese dei balocchi. Ti piacerebbe andarci? Certo, se esiste. Per i ragazzi che vogliono andarci esiste questo paese. Eh? E se io non volessi andarci, cosa succederebbe? Per te non esisterebbe. Se tu lo cerchi e non credi nella sua esistenza, questo paese dei balocchi per te non esiste. Non esisterà mai. E se invece io ci credo e lo cerco, che cosa succede? È proprio vero che in questo paese è sempre vacanza e non si studia mai? Se tu vuoi che esista, allora esiste. Ah? Devi sapere, ragazzo, che nel mondo ci sono delle cose che si possono fare e altre che non si possono fare. Mm-hmm. E così io dovrei desiderare un paese dove non c'è la scuola. Proprio così. Se tu non fossi svogliato, non sentiresti il desiderio di un posto del genere. Ma se io lo sento tanto, questo desiderio, cosa succede? Pinocchio, smetti di fare domande, ti prego. È vero che c'è una carrozza che ti porta lì? Se tu vuoi che ci sia, allora c'è. Ma se tu non vuoi che ci sia, allora non ci sarà. Ma è tutto confuso. Cosa è vero e cosa no? Io non ci capisco proprio niente. Cosa intende dire con il suo c'è o non c'è? Per favore, mi dica la verità. Esiste o no? Non posso dirti altro. Tutto quello che ti ho detto è la verità. Non posso dire di più. Lei non mi ha detto niente. Si è presa i miei soldi e mi ha parlato solo di strane cose di cui io non ho capito nulla. Non urlare e non mi mancare di rispetto, capito? Sei maleducato. Non so, no. Tutte balle! Beh, quanto ci metti, Pinocchio? Quello laggiù deve essere il posto dove mi hanno detto che si ferma la carrozza. Ancora? Ti ho detto che non verrà. Io vado avanti. Tu seguimi con la mia roba. Ehi! Tu devi portarmi i bagagli in cambio dei soldi che ti ho dato! Tanto la tua carrozza non verrà mai, è inutile che corri! Sta correndo, non facciamo più in tempo a rubargli il biglietto. Accidenti, ci avrebbe reso di più dell'orologio di Pinocchio. Già. Lasciamo perdere Pinocchio e mettiamoci a seguire Lucignolo, forse c'è un modo. Ah, eccolo laggiù. Ora lo acchiappo. Calma, calma, mica è un uccello che si lascia catturare stupidamente. Usa un po' di cervello, cretino. Ma che vuoi fare? Come sempre ho delle idee, vieni. Abracadabra, fantastico. È stato il colpo più fortunato della mia vita. Volendo si può fare tutto ciò che si vuole, abracadabra. Ti dirò, ragazzo, che non pensavo che la fortuna si potesse trovare così facilmente. Vieni a vedere, vieni con me. Non perdere questa occasione, vieni. Bravo, bravo, la felicità bisogna cercarla. Ma perché mi porti qui? Su, da bravo, guarda un po' laggiù. Abracadabra, abracadabra, ocus pocus, mocus, rocus, jocus, abra. Ma che cavolo sta dicendo? Fai molta attenzione, ragazzo, e non parlare con nessuno di quello che sentirai.
Ti racconterò quello che mi è successo. Io avevo perduto una scarpa e l'ho cercata invano, per mare e per terra. Poi improvvisamente è comparsa la volpe. E che ti devo dire, ha fatto una cosa miracolosa. Ha coperto la scarpa che mi restava con un fazzoletto e ha mormorato delle parole magiche. Abracadabra. E qui è avvenuto il miracolo. Dove prima si trovava solo una scarpa, ne era comparsa un'altra. Dimmi sinceramente, non trovi che è fantastico quello che ha fatto? Io al tuo posto ci proverei. Puoi raddoppiare qualsiasi cosa. Pensa, questa è una fortuna che non capita più di una volta. Già, potrò fare così. Gli farò raddoppiare il mio biglietto, così ne avrò uno da dare a Pinocchio. Allora? Che fai? Vuoi provare con quello? Se fossi sicuro. Avanti, avanti, avanti. Chi non risica, non rosica. Abracadabra, sinsalabima. Mi scusi se la disturbo, ma questo ragazzo vorrebbe raddoppiare il suo biglietto. Bene, bene, iniziamo subito. Per prima cosa devi chiudere gli occhi, capito? Sì. Funzionerà solo se terrai chiusi gli occhi per tutto il tempo in cui io dirò le parole magiche. Adesso passami il biglietto del ragazzo. Abracadabra, sinsalabim, ora lo coprirò con il fazzoletto. Vieni, vieni, andiamo. Forza, vieni. Avete finito? Non ci sono più. Ehi, dove siete? L'hanno rubato. Cosa c'è, lucignolo? Un gatto e una volpe. Hanno rubato il biglietto. Cosa? Come hai detto, un gatto e una volpe. Non può trattarsi che di loro, Pinocchio. Di quei due brutti furfanti. Ma se quei due credono che riusciranno ad andare al paese dei balocchi al posto mio, si sbagliano. Li butterò giù dalla carrozza. Lucignolo, lucignolo, aspetta! Lucignolo, andiamo via. Quanto tempo vuoi aspettare ancora questa carrozza che non verrà mai? E tu, Pinocchio, quanto tempo vuoi restare qui? Fino a quando non riuscirò a far ragionare quel testardo. Ah! Guarda, Regina! Dove sono? Adesso comincia a giocare a nascondino. Bubu, settete! Settete! Sai, Gina, che cosa penso? Che se lui, nonostante tutto, crede che la carrozza arrivi, può essere che sia così. No, non è possibile, vero? Pinocchio, guarda laggiù, arriva la carrozza, evviva! Sta arrivando davvero! No, non è possibile, non può essere vero! Stiamo andando al paese dei balocchi, stiamo andando al paese dei balocchi, stiamo andando al paese dei balocchi, stiamo andando al paese dei balocchi. Aveva ragione, il paese dei balocchi esiste davvero. Urrà, urrà, sta arrivando, sta arrivando! Ferma, su, ferma! Sbaglio, sei tu che volevi venire al paese dei balocchi. Sì, ma come faccio adesso? Un gatto e una volpe mi hanno rubato il mio biglietto poco fa. Beh, non è così grave, porto tutti quelli che vogliono venire, anche senza biglietto. Davvero? Molte grazie, signore. E tu che fai? Non desideri venire? Posso venire anch'io. Volentieri. Pinocchio, non andare! Ah, già, hai ragione. Mi dispiace, ma non posso proprio venire. Non fa niente, andremo senza di te. Stiamo andando al paese dei balocchi. Stiamo andando al paese dei balocchi. Stiamo andando al paese dei balocchi. Se ne stanno andando via.
Aspettate! Aspettatemi, ci ho ripensato! Vengo con voi! No, Pinocchio! Aspettatemi, aspettatemi, vengo anch'io! No, Pinocchio, non andare! Allora, vuoi salire? Pinocchio, Pinocchio, ti prego, non andare, fallo per la fettina, te ne prego! Sta zitta, Gina, ormai ho deciso e ci andrò! Fermati! Vieni con noi! Via, via! Se tu ogni tanto tenessi il becco chiuso, sarebbe molto meglio. Vai, asinello, vai, vai! Vieni con noi, vieni con noi! Signore, perché gli asinelli sono così tristi? Io non so cosa risponderti, sono sempre tristi! Mi dispiace, asinello, cerca di essere un po' più allegro, fa come me! Andiamo al paese dei balocchi! Andiamo al paese dei balocchi! Andiamo al paese dei balocchi! Andiamo, stai zitto, stupido, vuoi farci scoprire? Vai! Fu così che partimmo verso il paese dei balocchi. Non avrei mai creduto che un tale paese potesse esistere, ma rimaneva sempre in me un brutto presentimento. C'era qualcosa nel cocchiere di poco rassicurante. Appena arrivate andammo sulle montagne russe e devo confessarvi che morii di paura. Pinocchio e Lucignolo si divertivano da matti e giocarono tutto il giorno senza occuparsi di me. Anche il gatto e la volpe erano arrivati al paese dei balocchi e chissà perché diventarono i nostri migliori amici, nonostante tutti i brutti scherzi che ci avevano giocato fino allora. La prossima volta saprete perché i miei presentimenti non erano sbagliati e come fosse giusto...